Lancio del Falcon Heavy del 15 gennaio 2023. Quello che andiamo a vedere adesso, vi lascio sotto gli audio originali dei due video. Quello che vedete è il lancio da parte della NASA e quello che vedete nello schermo più grande. Quello più piccolo è dall'amico Wide Awake, da oltre 100 miglia di distanza, che segue praticamente il lancio in diretta, quello che ci mostra la NASA è quello che riprende una fotocamera di una persona normalissima che ha la capacità di vedere questo. Innanzitutto vediamo già i colori del cielo della NASA come cambiano. Il lancio, come riporta la NASA, è stato fatto al tramonto. Qui è già buio, probabilmente avranno delle fotocamere, che ne so. Adesso si torna a vedere con altri colori, il rosso a dominanza in questo caso. La cosa che ho fatto caso è che mentre la ripresa di Wide Awake è di schiena, le riprese della NASA ci fanno vedere che già sta inclinandosi questo razzo, ma in realtà sono due riprese diverse perché il razzo effettivamente sta inclinandosi, solo che nello schermo in alto è ripreso dalla schiena. È incredibile di che curvatura ha già preso secondo le riprese della NASA, dovrebbe andare su in alto diritto, anche perché i razzi poi dovrebbero ricadere nello stesso punto di dove sono partiti. Non oso immaginare quanti chilometri si è spostato dal punto di partenza questo razzo? Sotto sentite i commenti. Uno, quello femminile è della radio da parte di chi sta riprendendo il nostro schermo in alto a destra. Già, se fate caso, le immagini della NASA sono ritardate. Osservate bene, la NASA sta praticamente ritardando le immagini mentre la partenza è avvenuta nello stesso momento. Guardate, adesso sembra proprio ripreso da sotto come un aereo che sfreccia nel cielo. Guardate la separazione, quella di Wide Awake è già avvenuta, mentre quella della NASA è ancora in ritardo. Ed è molta la differenza. Qui stanno già applaudendo, ma applaudono a cosa? Al fatto che si devono sganciare i due razzi? È interessante, guardate la ripresa di Wide Awake. Ci sarà uno scarto di più di 15 secondi. È avanti 15 secondi la ripresa. È incredibile, effettivamente hanno la possibilità di vedere in maniera migliore. E questi che vedete dovrebbero essere i razzi che dovrebbero tornare a terra. Saranno decine e decine di chilometri lontani dal punto di partenza. Però la NASA fa miracoli, li fa con le menzogne e li fa con le immagini. Vedete quanta differenza c'è fra le immagini live e le nostre riprese, dico nostre perché l'amico Wide Awake ha la capacità di fare queste riprese con la sua macchina. Sono delle meraviglie queste immagini e sicuramente queste che vedete sono certamente vere perché i razzi riescono ad andare in alto e vanno sempre verso l'alto. Perché tutti questi impulsi che vedete effettivamente è perché qualcosa di strano che noi non conosciamo avviene a quelle altezze. Gli applausi li fanno ancora, hanno staccato le riprese e adesso si sono rimessi a vedere il razzo che continua ad andare in alto. Vedete che le riprese sono sempre, hanno sempre uno scarto, qualcuna è in ritardo. Ma il ritardo l'hanno già fatto. Eccoli qua.
fanno ancora i loro impulsi, ma sono solo nelle immagini della NASA. Potete dire che sicuramente la ripresa di Wide Awake non ha le capacità della NASA, resta il fatto che qui ci sono due razzi che stanno continuando a salire, non stanno cadendo. It looks like they're starting the engine chill because the booster is just really lit up from something coming out the back end. Is that a star? It looks like there's passing star on the right now. Yes, there it is. And again, if you're seeing those puffs there, those are the cold gas nitrogen thrusters reorienting the boosters, making sure. Qui spiegano come funzionano i booster e i razzi. Oh my god. And a quick side note here, thanks B1070 for doing your job. Vedete che fanno ancora uno stacco. Fanno vedere delle immagini da terra. Perché ci stanno raccontando che entreranno in piedi, torneranno a terra. Qui non si vede niente dalle loro riprese. Si limitano a mostrarci quello che dovrebbe essere il controllo. E qui vediamo ancora i booster del nostro amico Wide Awake. They look like meteors coming in. And here you can see the fire protecting them against fire. Vedete quelli della NASA che ci mostrano invece che stanno tornando verso terra, ma non sta succedendo assolutamente niente là in fondo, anche andando ad amplificare le cose. Ora, se qualcuno di voi crede che un razzo, poco prima avevano messo in fuoco, adesso abbiamo visto che erano accesi, voi immaginate un grattacielo che torna a terra a questa velocità, inclinato. È impossibile che possa un oggetto cadere nel vuoto senza roteare, cioè è dentro, non nel vuoto, nel fluido dell'aria. Qui staccano ancora, ci disturbano, o meglio ci distraggono con le loro immagini, e vedete che in automatico questo razzo, chissà perché, questa cosa che sta piombando giù dal cielo, tonnellate e tonnellate, rimane perfettamente dritta, e in un attimo accende i razzi e attenzione, cioè voi immaginate se con la gravità che dicono possa fermarsi in questo modo, però sullo schermo là in fondo noi non abbiamo visto niente. Pertanto grazie per questa ennesima presa per i fondelli, signora NASA. And touchdown! And oh my god, touchdown of both boosters. Double sonic booms, baby. Unbelievable. This is amazing.